Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Io sono la Fra e siamo al 14° episodio. Oggi utilizzeremo la nostra scheda PAL che abbiamo appena ottenuto, poi perso e poi recuperato dallo stomaco di un topo. E dovremo scaldarla, prima raffreddarla e poi scaldarla. Quindi dovremo fare visita di nuovo alle aree del magazzino gelato dove abbiamo sconfitto Valkarraven e quella dell'alto forno dove c'è quella sorta di metallo fuso, comunque di lava, che scalda l'ambiente. Accidenti. Ok, qui non dovrebbero arrivarne altri. Perfetto. Allora, quello che vorrei fare in questo episodio, quindi, è fare tutto backtracking per le schede, per le tessere PAL, senza fare tagli, così avremo modo finalmente di parlare un pochino senza avere troppe interruzioni. Comunque ci saranno delle chiamate codec molto importanti, però comunque le interruzioni saranno relativamente brevi per essere Metal Gear Solid. Quindi, mentre scendiamo e ci dirigiamo verso il magazzino gelato, io vorrei parlare insieme a voi del virus Foxdie, quindi di quello che il virus Foxdie è e di quello che Solid sa fino a questo momento. Allora, il virus Foxdie è un retrovirus che è stato sviluppato e che è particolarmente letale perché può colpire dei determinati obiettivi genetici prestabiliti. Quindi riconosce il DNA delle sue vittime e agisce solo su di loro, lasciando perfettamente incolumi le persone che non sono inserite in questa lista letale, diciamo. Quindi Solid Snake è ignaro di averlo in corpo. Noi scopriremo all'interno di questo episodio che è stata Naomi a iniettargli il Foxdie e che l'ha fatto, ha accettato il compito di inserirgli questo virus all'interno del corpo sapendo che lui poteva morire per questo trattamento perché voleva fare una propria vendetta personale. La cosa importante però da comprendere è che nonostante Naomi abbia sviluppato il virus Foxdie e l'abbia inserito nel corpo di Solid, lei non è stata colei che ha deciso appunto che Solid doveva fare da portatore di questo virus, ma è stata semplicemente anche lei, diciamo, una pedina, perché il governo degli Stati Uniti è il responsabile di questo virus, quindi del suo sviluppo e anche del fatto che è stato impiegato all'interno di questa operazione. Il virus aveva lo scopo, ok, di uccidere i terroristi senza distruggere la base di Shadow Moses, perché se avessero bombardato la base di Shadow Moses ovviamente avrebbero perso tutto il progetto del Metal Gear Rex. Invece il virus Foxdie avrebbe potuto uccidere i terroristi senza danneggiare la base militare. Quindi, oltre a uccidere i terroristi, il Foxdie doveva uccidere anche Becker, perché Becker conosceva una parte del codice appunto che i terroristi non dovevano scoprire. Ok, nel frattempo noi siamo arrivati qua, quindi questa è la nostra PAL Key. Adesso appare arancione, aspettando un pochino, non so esattamente quanto tempo ci possa volere, comunque cambierà. Non credo si possa vedere in tempo reale. In Metal Gear 2 c'era un oggetto che era una chiave, che era la spilla di Gustava che diventava una chiave, e anche lei veniva sottoposta a bassissime temperature nel frigo e alte temperature nella sauna e cambiava, e si vedeva in tempo reale che cambiava forma e si plasmava. Questa non sono sicura si possa vedere in tempo reale, comunque aspettiamo un pochino e la controlliamo, diventerà blu. Nel frattempo quindi volevo continuare a parlare un pochino del Foxdie. Adesso noi abbiamo sentito nello scorso episodio Liquid e Ocelot parlare proprio di questo virus, del fatto che Liquid è terrorizzato dal Foxdie, giustamente, perché sa ovviamente di essere una delle vittime previste da questo virus, quindi sta alla larga da Solid perché ha paura di rimanere contagiato, e con Ocelot si stava interrogando sull'efficacia del Foxdie, perché Psycho Mantis non è morto a causa del Foxdie semplicemente perché indossava una maschera gas, quindi probabilmente ha rallentato il processo. Questo non vuol dire che non sarebbe morto, però probabilmente ci avrebbe messo molto di più ad agire. Eccola qua, è diventata blu. Perfetto, quindi adesso possiamo andare ad inserirla. Per quanto riguarda invece Sniper Wolf, è stato detto proprio da Liquid che probabilmente lei non è morta a causa del Foxdie perché ingeriva grandissime quantità di diazepam, quindi di tranquillante, che le rallentava il flusso sanguigno, quindi ci avrebbe messo di più il virus a raggiungerle il cuore.
Ocelot e Liquid per adesso non ne hanno sentito gli effetti, anche se Ocelot è stato molto a contatto con Solid durante la scena della tortura. Anche Liquid è stato a contatto con Solid già e non ha avuto effetto su di lui il virus. Penso probabilmente per il fatto che Liquid è molto resistente, un po' come Valkyr Raven, anche lui non muore per il Fox Dye e aveva una costituzione particolarmente, insomma, possente, quindi probabilmente è per questo che non ha risentito anche lui del virus. Ocelot invece è rimasto molto a contatto con Solid, e viene specificato anche che probabilmente sulle persone anziane ha un effetto più veloce, quindi diciamo il fatto che Ocelot non sia ancora rimasto vittima del Fox Dye è molto sospetto. Noi sappiamo che scopriremo che Ocelot gli era stato dato il vaccino. Liquid ovviamente è all'oscuro di questa cosa e, come scopriremo presto, all'interno delle richieste che lui ha fatto con il governo degli Stati Uniti, oltre a $1 miliardo e al DNA di Big Boss, ha aggiunto all'ultimo momento proprio anche la richiesta del vaccino per il Fox Dye, per il fatto che lui sta diventando quasi ossessionato da questo vaccino, perché dice è impossibile che abbiano sviluppato questo virus senza creare anche un vaccino, io lo voglio per non diventare una vittima di questo virus. Ora, una cosa molto importante che noi sappiamo è che Solid non morirà a causa del Fox Dye, nonostante comunque lui sia il gemello di Liquid, quindi siccome il virus agisce sulle sequenze di DNA riconoscendole e quindi colpendo le sue vittime, Solid non verrà riconosciuto come tale, quindi non verrà riconosciuto come vittima del Fox Dye, mentre Liquid sì. Questo perché noi sappiamo che loro hanno, anche se sono gemelli, una piccola differenza genetica dovuta al fatto che sono stati creati uno con i geni recessivi di Big Boss e l'altro con i geni dominanti. Questa differenza in realtà è minima, proprio è una cosa davvero insulsa, però comunque ha lo stesso fatto in modo che uno venisse riconosciuto all'interno di questa lista letale e l'altro no. Adesso, mentre inseriamo la seconda tessera, codice PAL numero 2 confermato. In attesa del codice PAL numero 3. Ok, è andato anche il codice PAL numero 2. Ora devo pensare al codice PAL numero 3. Devo riscaldare la scheda. Ok, possiamo continuare a parlare appunto del Fox Dye, quindi una cosa molto importante... Aspettiamo che finisca qua. Una cosa molto importante da ricordare è il fatto che il Fox Dye di Metal Gear Solid 1, quindi questo virus che Solid ha all'interno del suo corpo, non sarà lo stesso che vedremo in Metal Gear Solid 4. Nel 4, in Guns of the Patriots, gli verrà iniettato un secondo Fox Dye che avrà tutta un'altra finalità e sarà proprio costruito per un altro motivo, quindi non c'entra assolutamente niente con il Fox Dye che conosceremo all'interno di questo titolo. Non bisogna fare confusione, soprattutto riguardo anche gli effetti che i due Fox Dye avranno su Snake. Quindi questa cosa ovviamente la approfondiremo quando giocheremo Metal Gear Solid 4. Intanto questo passa senza vederci minimamente. Ok. Adesso dovremo ripercorrere di nuovo tutta questa strada per arrivare stavolta alla fornace, l'alto forno, insomma, dove c'è appunto la stanza più calda, Shadow Moses. Quindi nel frattempo, visto che abbiamo già messo le basi per parlare finalmente del progetto Les Enfants Terribles abbastanza bene, visto che abbiamo parlato un pochino della recessività e dominanza dei geni, dei cloni di Big Boss, volevo soffermarmi un attimo su una frase che Valkyr Raven aveva detto prima di morire a Snake. Valkyr Raven aveva sottolineato in diverse occasioni il legame che esisteva tra lui e Solid, perché prima di tutto entrambi vivevano in Alaska, quindi insomma erano vicini di casa, si potrebbe dire, conoscevano bene l'Alaska tutti e due, perché comunque Solid non si è limitato a vivere in Alaska, ma ha vissuto proprio il territorio estremo, imparando a sopravvivere, nutrendosi, insomma cacciando, nutrendosi degli animali ma anche delle piante presenti in Alaska, quindi ha fatto una sorta di ritiro anche in un certo senso spirituale dopo gli eventi di Zanzibar Land, quindi Valkyr Raven lo sente molto vicino per questo motivo.
E poi gli dice anche che il loro legame deriva dal fatto che anche in Solid Snake, così come nelle popolazioni native dell'Alaska, scorre del sangue dell'Est. Dopodiché specifica proprio il fatto che Solid ha origini giapponesi. Io so che che questa frase ha gettato un pochino di confusione tra i fan, per il fatto che comunque il background di Big Boss è stato cambiato molto nel corso degli anni della saga. Quindi molti tendono ad attribuire questa affermazione al fatto che le cellule uovo che sono state utilizzate per il progetto Les Enfants Terribles provenivano da una donna di origini cinesi. E questa cosa assolutamente non è correlata in realtà con la frase che Vulcan Raven dice. Prima di tutto per il fatto che le cellule uovo che sono state utilizzate per creare Solid Liquid e anche poi i cloni che non sono sopravvissuti alla gravidanza erano state private completamente del loro DNA. Questo perché, essendo appunto un progetto di clonazione, ovviamente non potevano essere intaccate, diciamo, da DNA della donatrice delle cellule uovo, quindi questo è evidente. Secondariamente la frase si riferisce in realtà proprio alle origini di Big Boss, perché Big Boss era stato pensato in Metal Gear 1, Metal Gear 2 e in Metal Gear Solid anche come di origini giapponesi. Era proprio specificato che lui era un giovane giapponese che era rimasto senza la famiglia ed era stato anche vittima di persecuzioni razziali per la sua etnia. Quando Vulcan Raven dice a Solid che le sue origini derivano dal Giappone, intende proprio questo, intende il fatto che Big Boss era di questa etnia e non si riferisce invece né alla donatrice delle cellule uovo né a Eva assolutamente, che anche lei non ha intaccato in nessun modo il DNA dei suoi figli. Nonostante comunque sia stata lei, come sappiamo, a portarli in grembo. E fosse comunque anche lei di origini cinesi. Adesso noi stiamo risalendo e dovrebbe arrivarci la telefonata, eccola qua. Snake, notizie su Naomi Hunter. Allora dovrebbe parlare con il colonnello, se ne sta occupando lui. Spegni il monitor. Va bene, è spento. Nessun altro ci può sentire, dica pure. Mi spiace, ma non voglio che il colonnello senta. Che succede allora? Io ho un buon amico al Pentagono. Sì? Questa notizia viene direttamente da lui. Sembra che la DIA abbia sviluppato di recente un nuovo tipo di arma killer. Un'arma killer? Snake, hai mai sentito parlare di qualcosa chiamato Fox Dye? No. Fox Dye? Un momento. Liquid ne stava parlando con altre persone. Sì. È una specie di virus che colpisce i singoli individui. Non conosco tutti i dettagli, ma... Insomma, che cosa sta cercando di dirmi? È troppo simile. Eh? La causa della morte. Il presidente della Armstech e il direttore della DARPA, cioè Decoy Octopus, non erano morti per qualcosa che sembrava un infarto. Sì, ma... Bene. Sembra che Fox Dye uccida le vittime simulando un attacco cardiaco. No! Lei sta cercando di dirmi che dietro a tutto questo c'era Naomi. Snake, cerca di ricordare. Naomi non ti aveva fatto qualche tipo di iniezione? I nanoidi. Lei era nella miglior posizione per fare una cosa del genere, ma non so quale fosse il suo movente. Il colonnello lo sa. Non ne sono sicuro, ma non l'ha ancora interrogata. Va bene, glielo chiederò io stesso. Colonnello! Che novità ci sono su Naomi? L'ho appena arrestata. Arrestata? Stava mandando messaggi in codice alla base in Alaska. Non volevo crederci, ma pare proprio che stia lavorando con i terroristi. Ne è sicuro? Temo di sì. Ora è sotto interrogatorio. Che tipo di interrogatorio? Beh, preferirei evitare le maniere pesanti. Ma qui non abbiamo sieri della verità. Mi chiami se scopre qualcosa. Quindi Naomi è una spia, come sospettavo. Naomi, non posso crederci! Ciò significa che il vaccino per il Fox Dye non deve essere lontano. Mi ascolti, ho preoccupazioni più urgenti ora. Ma Snake, potresti essere infetto anche tu, lo sai. Tutto ciò che posso fare è lasciare la faccenda al colonnello. Ecco, come vi avevo detto, questo era ovviamente Liquid Snake.
che ha smascherato Naomi, quindi ha cercato di incastrarla, di far tornare a galla la verità su di lei e l'ha fatta arrestare, quando ha compreso che lei poteva essere effettivamente collegata al progetto Fox Die in qualche modo, e ora sta raccontando tutta la verità a Solid proprio perché spera che così vengano a galla più informazioni possibili. Ops. E quindi vengano a galla anche informazioni riguardanti proprio il vaccino. Ora, a questo punto del gioco è normalissimo non aver ancora ben inquadrato il personaggio di Naomi. È stata un po' strana fin dall'inizio, è stata molto presuntuosa nei confronti di Solid Snake, lo trattava proprio male, lo disprezzava anche. Poi, piano piano, quando ha visto che Solid effettivamente non era una persona egoista come lei pensava, non era il classico soldato che porta avanti la sua missione senza farsi domande, senza preoccuparsi per le persone che gli stanno vicino, ma ha visto come si comportava con Meryl, quindi il fatto che ci teneva a lei, che cercava di proteggerla, si sentiva in colpa di non essere riuscito, poi ha visto il suo legame con Campbell comunque, ha visto la sua ironia, insomma ha visto il lato umano di Solid Snake, quindi si è piano piano, si è pentita di aver partecipato a questa missione che poteva effettivamente ucciderlo. E soprattutto si è pentita di averlo fatto in nome di una vendetta che in realtà non aveva senso, visto che Grey Fox si è mostrato qui a Shadow Moses proprio perché stava cercando Solid Snake. Quindi insomma lei ha fatto una vendetta nei confronti del fratello che suo fratello stesso non avrebbe desiderato. Ok. Siamo qua, è la stessa cosa che abbiamo fatto prima, dobbiamo aspettare che la nostra scheda si riscaldi e diventi questa volta rossa. La teniamo equipaggiata e nel frattempo vedete che questo è metallo fuso, diciamo non è proprio lava ovviamente. Anche questa è un'ambientazione stupenda. Adesso magari mentre aspettiamo che cambi andiamo a recuperare un po' di oggetti e continuiamo il discorso su Naomi. Allora, come stavo dicendo, è un personaggio difficile da inquadrare, Naomi, ma sarà un personaggio comunque difficile da comprendere fino alla fine. Anche in Metal Gear Solid 4 è abbastanza complesso capire da che parte sta, per chi lavora, che cosa lei sa degli eventi che stanno accadendo. Penso sia uno dei personaggi più complessi in assoluto e per questo anche a volte un pochino lasciato da parte, proprio perché non si riesce bene a comprendere. Nonostante questo, in Metal Gear Solid 1 è forse il personaggio più importante, Naomi, perché è un personaggio che esprime proprio il concetto che sta dietro, ok, che sta dietro a questo titolo, quindi il contrasto che c'è tra il proprio passato e il proprio futuro, il desiderio di conoscere le proprie origini nella convinzione di poter così conoscere il proprio futuro. Quindi sarà un personaggio che si scontrerà sempre con Solid. Aia. Ok, facciamo veloci. Perfetto, ho preso tutto, andiamo. Sarà un personaggio che si scontrerà sempre con Solid, perché Solid ha una visione completamente diversa della vita rispetto a quella che Naomi ha in questo momento. Quindi Naomi è convinta che per sapere chi siamo, quindi conoscere la propria identità, bisogna per forza conoscere il proprio passato, quindi sapere chi sono i propri genitori. Lei è una scienziata che ha sempre studiato la genetica, quindi intanto la scheda è diventata rossa, perfetto. Quindi è convinta che la genetica sia tutto, ecco, possiamo dire in questo senso. Quindi il fatto che lei non conosca le sue origini, il terrore di cadere. Ok. Contro, perfetto. Quindi non conoscere le sue origini genetiche, proprio non conoscere la propria famiglia, per lei è ancora più frustrante di quanto non lo possa essere per chiunque altro. Vedete che la scheda è diventata rossa, perfetto. Ok, possiamo andare. Naomi tra poco ci chiamerà, quindi ci chiamerà di nascosto e ci racconterà proprio la sua storia, il suo passato e il suo legame con Grey Fox e con Big Boss anche, perché è vero che lei si voleva vendicare nei confronti di Solid per il fatto che aveva ucciso Grey Fox, ma non dimentichiamo comunque che Solid ha ucciso anche Big Boss, che è il suo salvatore. Naomi è una di quelle persone che in Big Boss ha trovato un punto di riferimento in giovane età e sarà sempre grata a Big Boss fino a Metal Gear Solid 4. Il loro legame si vede anche in quel titolo, quindi è davvero importante questa cosa. Il discorso che lei farà mi colpisce sempre tantissimo,
perché non bisogna sottovalutare le sue parole, dovete provare a immaginare che cosa possa significare non sapere, non conoscere la propria etnia, ma nemmeno la propria età. Quindi Naomi non sa quanti anni ha, lei è cresciuta senza sapere l'anno della sua nascita, il giorno della sua nascita, quindi... E nemmeno la sua etnia. È diventata ossessionata dallo scoprire perché la sua pelle aveva quel colore olivastro. Lei non ha idea di che etnia sia. Allo stesso tempo però non si rende nemmeno conto, nemmeno lei, del fatto che lei è così legata a suo fratello Grey Fox, nonostante effettivamente lui non sia suo fratello e lei ne sia consapevole. Ci racconterà la prima volta che l'ha incontrato che lui era un giovane soldato che gli ha dato le sue razioni e che l'ha salvata e poi l'ha tenuta con sé. Ma lei sa che quello non è suo fratello adottivo, quindi nonostante questo il loro legame è importantissimo e lei non si renderà conto appunto che questo legame trascende la genetica. Quindi insomma è, diciamo che è in una fase di crescita il suo personaggio e più che altro appunto è il dolore legato al suo passato che l'ha portata a diventare così ossessionata dai geni. E per quanto riguarda invece il rapporto tra lei e Big Boss e ciò che è successo al dottor Clark, che noi sappiamo essere in realtà la dottoressa Clark, ne parleremo dopo la conversazione che avremo con lei. Sarà una bellissima conversazione abbastanza lunga e dovrebbe partire a momenti, quindi... Zeke, mi senti? Sono Naomi. Naomi? Che diavolo? Ora Campbell e gli altri sono occupati. Sto usando un altro codec. Naomi, è vero ciò che dice il colonnello? Sì, ma non tutto ciò che ho detto io è falso. Chi sei allora? Non lo so neppure io. Non so il mio vero nome, non so che faccia avessero i miei genitori. Tutte le mie identità sono state comperate o acquisite. Ma la spiegazione che ti ho dato per il mio interesse verso la genetica è vera. Perché vuoi conoscere te stessa, eh? Sì. Non so da dove vengo, quanti anni ho, di che razza sono, non so niente. Naomi. Sono stata trovata in Rhodesia negli anni '80. Ero solo una piccola orfana sporca. Rhodesia? Quella che ora si chiama Zimbabwe? Sì. La Rhodesia fino al 1965 apparteneva all'Inghilterra e vi erano molti braccianti indiani. Forse è da loro che ho preso il colore della mia pelle, ma non sono sicura neppure di questo. Naomi, sei troppo preoccupata per il tuo passato. Non sai abbastanza per capire chi sei ora. Capire chi sono ora? E perché mai? Nessuno cerca mai di capirmi. Sono stata sola così a lungo fino a quando non ho incontrato il mio fratello maggiore. E lui. Il tuo fratello maggiore? Sì, Frank Jagger. Che cosa? Era un giovane soldato quando mi raccolse vicino allo Zambesi. Ero mezza morta di fame e lui divise con me le sue razioni. Sì, Frank Jagger. L'uomo che tu hai distrutto era mio fratello e la mia sola famiglia. No! Grey Fox! Siamo sopravvissuti assieme all'inferno, Frank e io. Lui mi aveva protetto. Era il mio solo legame. L'unico collegamento che avevo con il passato. E lui ti ha riportata in America? No. Quando lui arrivò, mi trovavo in Mozambico. Lui chi? Big Boss? Certo. Lui ci portò in questa terra di libertà, in questa America. Ma poi lui e mio fratello tornarono in Africa per continuare la guerra. E fu allora che successe il fatto. Tu uccidesti il mio benefattore e rimandasti mio fratello a casa ridotto a un povero mutilato. Io giurai vendetta ed entrai nella Foxhound. Sapevo che così avrei avuto le migliori probabilità di incontrarti e ho pregato tanto perché questo incontro avvenisse. E le tue preghiere sono state esaudite? Sì. Ci sono voluti 2 lunghi anni. Per uccidermi? Ti importava solo di questo? Certo. 2 anni. Tu eri l'unica cosa a cui ho pensato per tutto questo tempo. Eri come una specie di ossessione. Mi odi ancora? Non esattamente. In parte mi sbagliavo su di te. E allora che mi dici di Liquid e degli altri? Mi vendicherò anche di loro. Naomi, non sei stata tu a uccidere quel dottore, vero? Quello che aveva usato Grey Fox per i suoi esperimenti sul genoma. Il dottor Clark? No.
È stato mio fratello. Io l'ho aiutato a coprire la cosa e a nascondersi. Allora, quel ninja, cioè Gray Fox, è venuto qui per uccidermi? Non credo. Penso che sia venuto solo per combattere con te. Prima non potevo esserne sicura, ma ora penso di capire. Una battaglia finale con te è la sua unica ragione di vita, ne sono sicura. Fox, no. Naomi, dimmi una cosa. Su Fox Dai, per esempio. Fox Dai è un tipo di retrovirus che colpisce e uccide solo certe persone. Come prima cosa, infetta i macrofagi nel corpo della vittima. Fox Dai contiene enzimi intelligenti, creati grazie all'ingegneria biologica delle proteine. Sono programmati per reagire a precisi schemi genetici delle cellule. Cioè, quegli enzimi riconoscono il DNA del loro bersaglio? Certo. E reagiscono attivandosi e iniziando a produrre TNF-Epsilon grazie ai macrofagi. È un tipo di citochina, un peptide che causa la morte delle cellule. Il TNF-Epsilon viene portato dal flusso sanguigno al cuore, dove si attacca ai recettori delle cellule cardiache. E poi causa l'infarto. Il cuore subisce uno shock ed entra in gravissima apoptosi. Poi la vittima muore. Apoptosi? Vuoi dire che le cellule cardiache si suicidano? Naomi. Sì. Tu hai programmato questa cosa perché uccidesse anche me, vero? Quanto mi rimane ancora? Naomi, non ti biasimo per volermi morto, ma non posso morire adesso. Ho un lavoro da finire. Ascolta, Snake, io non sono l'unica persona ad aver deciso di usare il Fox Dai. Non eri l'unica. No, il Fox Dai ti è stato iniettato come parte di questa operazione. Volevo solo che tu sapessi che... No, questa non è tutta la verità. Ciò che volevo veramente dirti era che... Snake, io ti... Ehi, che stai facendo? Snake! Naomi! Snake, non posso permettere a Naomi di fare altre trasmissioni non autorizzate. Che cosa? È stata esclusa da questa operazione. Che cosa è successo, Naomi? Che cosa intendeva quando ha detto che Fox Dai faceva parte di questa operazione? Colonnello, mi faccia parlare con lei. No, è in stato d'arresto. Colonnello, lei mi ha tradito! Snake, non c'è tempo per questo. Ora come ora devi pensare a fermare il Metal Gear. Capito, Snake? Noi sappiamo che sarà un personaggio molto importante. Qui ovviamente la traduzione in italiano lo traduce Dr. Clark come se fosse maschile, perché in inglese ovviamente era impossibile sapere se era di maschio, era di sesso sapere se era di sesso femminile o di sesso maschile. Comunque noi sappiamo che sarà un personaggio che verrà introdotto in Metal Gear Solid 3 e la conosceremo come paramedic, quindi all'inizio comunque della sua carriera. E quindi noi abbiamo scoperto che la dottoressa Clark era colei che teneva Gray Fox sotto, insomma, sotto osservazione, che faceva esperimenti su Gray Fox. E Naomi aiuterà Gray Fox a scappare da quel laboratorio fingendosi un assistente della dottoressa Clark, quindi passerà anni della sua vita a cercare di farsi assumere dalla dottoressa Clark, e ci riuscirà. Una volta entrata nel laboratorio libererà suo fratello, che poi successivamente tornerà in quel posto per vendicarsi e ucciderà la dottoressa Clark. Guardate come in Metal Gear Solid è tutto estremamente complesso e collegato, perché noi sappiamo anche che dietro questi eventi c'è in realtà Big Mama, che stava portando avanti la sua volontà di uccidere tutti i membri dei Patriots, perché la dottoressa Clark era un membro dei Patriots. Quindi anche di questo parleremo bene in Metal Gear Solid 4. Un'altra cosa interessante che abbiamo sentito riguarda sicuramente il fatto che Solid ha compreso le ragioni di Naomi, quindi non si è arrabbiato con Naomi per quello che è successo, non se l'è presa con lei, ha capito le sue motivazioni personali, è rimasto molto colpito dal fatto che lei effettivamente era in qualche modo legata a Gray Fox, e invece se l'è presa tantissimo con Campbell, che gli ha mentito ai fini della missione, quindi non per una motivazione, diciamo, personale, ma proprio ai fini della missione, che è la cosa che al momento Solid interessa di più, o comunque dice che è la cosa che gli interessa di più. Infatti a Naomi ha detto: Naomi, io devo sapere se sono stato inserito in questo programma, se è inserito
se mi ha inserito il Foxeye in modo che uccidesse anche me, perché io devo portare a termine la mia missione. Quindi questa cosa davvero penso sia una delle tante cose che rende Solid Snake un vero eroe, perché noi sappiamo che in realtà, a differenza di quello che possa sembrare, Solid è rimasto fortemente colpito da questa cosa e ne soffrirà tantissimo. Il finale di Metal Gear Solid 1, nonostante sia estremamente positivo, si potrebbe dire, ha comunque quel retrogusto, insomma quell'incertezza che caratterizza Solid, lo spinge a continuare a vivere nonostante lui non sappia effettivamente se e insomma quanto gli rimane. Ok, ci siamo. Stiamo per inserire la terza tessera. Dopodiché ci sarà uno dei più grandi colpi di scena di Metal Gear Solid 1. Equipaggiamo subito. Eccoci qua. Codice PAL numero 3 confermato. Inserimento del codice PAL completato. Codice di detonazione attivato. No, perché? Pronti al lancio. Io l'ho disattivato! Grazie, Snake. Ora il codice di detonazione è completo. Ora nessuno può più fermare il Metal Gear. Master, che cosa sta succedendo? Tu hai trovato la scheda e hai perfino attivato la testata per noi. Ti devo proprio ringraziare. Mi spiace di averti coinvolto in quella seccatura della Lega Memoria di Conformazione. Ma che cosa sta dicendo? Noi non siamo riusciti a scoprire il codice del direttore della DARP. Neppure i poteri psichici di Mantis bastavano a leggergli il pensiero. Poi Ocelot l'ha ucciso per errore durante l'interrogatorio. In altri termini, non eravamo capaci di lanciare un attacco nucleare e stavamo tutti quanti preoccupandoci parecchio. Senza la minaccia dell'attacco nucleare, nessuno avrebbe mai accolto le nostre richieste. Che significa? Essendo sprovvisti dei codici di detonazione, abbiamo dovuto trovare qualche altro sistema. E così ho deciso che potevi esserci utile, Snake. Vale a dire? Come prima cosa ho pensato che avremmo potuto ricavare qualche informazione da te. E così ho fatto travestire Decoy Octopus da direttore della DARPA. Purtroppo Octopus non è sopravvissuto all'incontro per colpa del Foxeye. Significa che lei aveva pianificato tutto ciò fin dall'inizio. Solo per farmi inserire il codice di detonazione. Non pensavi mica di riuscire a fare tutto quanto da solo, vero? Ma chi diavolo è lei? In ogni caso, i preparativi per il lancio sono ultimati. Non appena il mondo avrà un saggio della potenza di quest'arma, la Casa Bianca non avrà scelta e dovrà darmi il vaccino per il Foxeye. Il loro asso nella manica ora non serve più a niente. Asso nella manica? Il piano del Pentagono per sfruttarti ha già avuto successo nella stanza delle torture. Snake, sei proprio l'unico che non sa niente. Povero sciocco. Ma insomma, chi è lei? Ti dirò tutto ciò che avrai voglia di sapere. Se riuscirai a raggiungermi, cioè. E il posto sarebbe... molto vicino. Snake, quello non è Master Miller. Troppo tardi, Campbell. Il corpo di Master Miller è stato appena scoperto a casa sua. È morto da almeno 3 giorni. Io non lo sapevo, perché il mio collegamento code con Master era saltato, ma Mei Ling diceva che il segnale di trasmissione veniva da dentro la base. Ma allora, lui chi è? Snake, tu hai parlato a... me, caro fratello! Liquid, ma che... tu sei servito al tuo scopo. Ora puoi morire! Ok. Allora, la stanza si è riempita completamente di gas e noi mettiamo la maschera ovviamente per sopravvivere più lungo, ma moriremmo senza chiamare Otacon, quindi rimarremo incastrati, non c'è assolutamente modo di uscire vivi da qua. Snake, quello vetro antiproiettile non puoi sfondarlo con un'arma ordinaria! Riesci ad aprire da lì la serratura di sicurezza? Ci provo, cerca di reggere per un minuto!
Snake! Sto aprendo la porta! Usciamo? Ah, eccolo lì. L'abbiamo visto scappare via. Ok, ormai siamo sempre più vicini alla fine, quindi adesso inizierà tutta la fase che ci condurrà a Endgame. Ci saranno gli episodi conclusivi e potremo finalmente concludere questa serie su Metal Gear Solid 1 parlando un pochino di Big Boss, di Liquid Snake e del tema portante di questo capitolo. Quindi per adesso noi dovremmo vedere Liquid, sì, è là che corre ancora, eccolo lì, e si ferma ad aspettarci. Bellissima questa cosa. Proprio lì a fianco a Rex. Facciamogli anche una bella foto. Eccolo qua. È un fotomodello. Salviamo l'ultima foto, ricordo, prima della sua disfatta. Anche se devo ammettere che sono un pochino preoccupata, sia per la boss fight contro di lui, che soprattutto quella contro il Rex, perché non so come andrà. La reputo davvero difficile. Comunque, come vi ho già detto, l'aspetto di Big Boss, quindi l'ombra di Big Boss, che perseguiterà Solid dall'inizio alla fine, l'approfondiremo moltissimo alla fine di questo capitolo. Per adesso ci fermiamo qua, guardando Liquid da lontano. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!